vi insegno un errore da non commettere, anche se poi lo commetteremo tutti, io per primo. È l'errore di considerare tutte le indicazioni che arrivano da Genoa e Juventus in base a quello che succederà tra Lazio e Inter. Dopo 48 ore, le 48 ore che per la prima volta nella storia di questo campionato non sono state contraddistinte dal sorpasso della Juve in attesa del controsorpasso dell'Inter, che poi anche tecnicamente era sbagliato perché c'è sorpasso e controsorpasso quando comunque le giornate sono pari, non quando c'è semplicemente una giornata che viene spostata, ecco, come orario di inizio della partita. Ma questo è un altro discorso molto secondario rispetto al discorso più importante che arriva da Marassi. Genoa-Juventus 1-1, e proprio sull'1-1 c'è un episodio arbitrale che non è il commento della partita, lo dico subito per non far arrabbiare nessuno. Il commento della partita lo faccio dopo. Sull'episodio arbitrale bisogna fare un commento sull'operato dell'arbitro Massa. Massa? Sì, proprio lui, come dice ancora Sandro Piccinini, proprio lui, Massa. Quello di Napoli-Inter, quello di Lautaro che allaccia Lobotka e di Acerbi che calpesta il tendine di Osimhen, e in entrambi i casi si è sentito poi l'open bar che diceva no, non c'è contatto con i piedi, sì ma è leggero, e Massa non è andato mai a vedere al VAR, perché al VAR era evidentemente il segnale che arrivava dal VAR, non era così convinto. E quindi l'arbitro si è fidato dell'impressione sua sul campo. Sul campo, dal campo, ha anche visto il fallo di mani di Bani, scusate la rima, qui non c'è nessuna poesia da fare, qui è solo prosa però, perché si può anche discutere se tocca prima la coscia, se il braccio è più o meno largo, di sicuro non c'è uniformità, e proprio perché non c'è uniformità l'arbitro si doveva concedere il vantaggio, il beneficio, il tra virgolette regalo di andarsi a rivedere l'episodio al VAR. Ma Massa evidentemente è fatto così, è il più, no, non il più bravo, ma comunque tra i più bravi arbitri della Serie A italiana, e quindi si fida di quello che vede, e facendo così, sapendo tutti che fa così, intimorisce chi dal VAR gli dà i suggerimenti, che sia un giovane come era successo a Napoli-Inter o che sia il più esperto Fabbri come in Genoa-Juventus. Però sono due minuti che parlo del mani di Bani e non va bene, perché comunque della partita bisogna parlare anche sotto il profilo tecnico, tattico. Riguarda la Juventus, sembra abbastanza facile la pagella della squadra, perché prendendo spunto da Vlahovic fa una cosa buonissima nella partita, cedere il rigore a Chiesa. Poi fa qualche cosa buona, poche, qualcuna discreta. Per il resto Vlahovic è un problema, non è la soluzione del problema offensivo della Juventus, e di questo bisogna rendersene conto, non noi che guardiamo le partite, ma chi deve operare anche in panchina. Faccio il nome Massimiliano Allegri. Forse per Vlahovic conviene anche valutare un diverso impiego con Milik. Magari Vlahovic può beneficiare di un turno di riposo dalla formazione titolare e subentrare nel secondo tempo al posto di Milik. Ma vabbè, questi sono dettagli. Non è un dettaglio invece che l'assenza di Rabiot si fa indubbiamente sentire. Questa è una squadra nella quale Rabiot, se è disponibile, gioca 90 minuti più recupero, non esce neanche per un fallo laterale Rabiot. E si vede, perché il centrocampo si impoverisce senza Rabiot, era stato assente un'altra volta per squalifica e si era visto anche in quell'occasione. E non è tanto colpa di Miretti che lo sostituisce, semmai ha qualche responsabilità Locatelli, che fa proprio fatica in certe partite a prendere in mano la situazione del gioco, e così il miglior centrocampista diventa Cambiaso, che d'accordo se la merita una serata di gloria, perché a Genova contro il suo Genoa ex riceve anche tanti applausi, ma se Cambiaso è il migliore evidentemente qualche problema nella cifra tecnica del centrocampo bianconero c'è. Migliora Chiesa, e questo va segnalato, anche se
aveva bisogno di più palloni da giocare. Stavolta do ragione a chi dice che Chiesa ha avuto pochi palloni da giocare, così è stato sfruttato non tanto bene. E chiudiamo ancora con Massa. Sì, quella roba lì, quell'entrata di Malinowski sul ragazzino turco, il Diz, forse anche quella meritava un minimo un'occhiata al VAR. E poi, sempre per questa struttura circolare degli argomenti su Genoa e Juventus che si rincorrono, ritorno alla prima considerazione. L'importanza di questa partita, l'esame su questa partita, sulle prestazioni dei singoli, sul gioco e sui giocatori. Non affidatela poi al risultato di Lazio-Inter, perché quella sarà un'altra cosa. Quella sarà la storia, la narrazione del sorpasso e del controsorpasso con le implicazioni psicologiche che ci sono anche quando il sorpasso non è possibile e nemmeno di conseguenza il controsorpasso.